Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché, avendo le informazioni dell'outfit e delle armi di questo nuovo banner, vi do assolutamente le mie impressioni come sempre. Partiamo dal presupposto che a me questo banner piace. Piace. E c'è un motivo per il quale mi piace. Uno è sicuramente l'outfit. L'outfit con boost HP e boost abilità fisiche per Cloud e per Tifa sono molto coerenti anche con quello che può essere l'idea generale che si possa avere dei personaggi. Tifa è un ottimo personaggio che fondamentalmente all'interno del gioco riesce a debuffare in modo estremamente potente tramite soprattutto attacchi fisici, quindi di conseguenza avere la possibilità di poterla potenziare come attaccante fisica reputo sia estremamente utile. Cloud, ovviamente, per chi gioca dal day one lo ha praticamente da sempre come DPS fisico, soprattutto DPS fisico elementale tuono. Qui addirittura ha la possibilità di poterlo rendere non elementale. Sappiamo benissimo che l'elemento qui all'interno di Ever Crisis ha, diciamo, un ruolo abbastanza importante. Gli elementi stanno avendo comunque un ruolo abbastanza importante all'interno del gioco, però come in questo caso, soprattutto in questo evento dove saranno premiati i non elementi, quindi saranno premiati i, diciamo, gli attacchi neutri, possiamo comunque dire in tutta franchezza che l'outfit di Cloud è comunque validissimo. È validissimo per in generale tutte le varianti di Cloud, perché comunque chi possiede Cloud con la Maritime Sword, chi possiede Cloud con la Murasame, è vero che ci sono gli abiti che giustamente incrementano la loro potenza elementale rendendoli forti dal punto di vista elementale, però potremmo anche renderli forti dal punto di vista fisico grazie all'outfit, quindi guadagnare parte di quel bonus che ci manca tramite l'outfit, perché vi ricordo che il boost di Physical Ability Potencies guadagna praticamente delle percentuali più alte rispetto a quello Ability Potencies, perché questo comunque è un buff specifico. Quindi se abbiamo comunque 10 punti di HP e 10 punti di boost Physic Ability Potencies è già tanta roba. 10 punti di boost physical ability sono all'incirca il 15% di danno in più, se non proprio il 15% di danno in più. Quindi capite già che avere il 15% di danno in più tramite le vostre abilità fisiche è comunque un bel bonus, è comunque un bel boost. Per quanto riguarda le armi, ovviamente a mio avviso quella migliore è quella di Tifa. Perché quella di Tifa? Semplicemente perché ha il doppio effetto, danno più boost dell'attacco fisico. È vero che Cloud prende un'arma estremamente potente, 1300% di danno non elementale, come l'ho definito all'interno del video, quello degli eventi, è praticamente una limit, perché le limit abbiamo 1600, se non mi ricordo male, forse fino a un massimale di 1800 come moltiplicatore di danno. Quindi il fatto che Cloud possa avere un 1300 spammabile con 4 barre ATB lo renderebbe un DPS di livelli incredibili. Ovviamente non c'è elemento, ecco perché il moltiplicatore è molto più alto, perché la debolezza e ovviamente il danno elementale in più che facciamo solitamente agli avversari ci consente in un modo o nell'altro di essere anche più forti, se devo dirla tutta. Però avere comunque delle armi non elementali da poter uscire dal cilindro e utilizzare magari in situazioni dove non è possibile sfruttare gli elementi, in realtà non la vedo come una cosa negativa, perché a differenza di dare una variabilità al mio personaggio con due build diverse che mi costringerebbero a pullare ovviamente in modo spropositato all'interno del gioco, preferisco dare la variabilità al mio personaggio tra DPS elementale e DPS non elementale, perché se si riesce a raggiungere un quantitativo di attacco fisico molto molto alto, quindi parliamo di 2500 punti o più di attacco fisico,
avere un 1300% dalla propria parte penso che possa essere molto 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 valido. Quindi anche non avendo l'elemento riusciamo comunque ad infliggere un bel danno. Tifa, a differenza di Cloud, ha un 720% che però le aumenta l'attacco, quindi non dico che la porta alla stessa percentuale, ma un 720% con un boost di attacco fisico ovviamente di 2 livelli o 3 livelli mi consente comunque di fare un bel quantitativo di danno, senza considerare che abbiamo per l'appunto un'arma che sicuramente avrà incremento attacco fisico mid con max high, quindi avremo 2 e poi successivamente 3 livelli di potenziamento fisico, che per Tifa secondo me sono estremamente buoni. È anche vero che Tifa si può preferire come debuffer, però c'è anche da dire che la limit già debuffa. Una delle due armi, ovviamente la primaria o la secondaria, può comunque debuffare e quindi siamo a posto, anche perché fondamentalmente i nostri avversari, almeno fino a questo momento, sono degli avversari che si specializzano o in attacchi fisici o in attacchi magici. Ora, in questo caso ovviamente siamo contro i Valzer, quindi sappiamo già che i Valzer sono molto più forti dal punto di vista magico, quindi buildare una Tifa con delle Tiger Fangs magari come arma secondaria e come arma primaria un Amaranth's Claw con No Mercy che ci consente di fare danno e potenziarci è comunque una build validissima. Stessa cosa per Cloud, dove magari si può abbassare la difesa fisica con l'Hard Edge o comunque si può abbassare in generale anche la difesa magica magari con un altro personaggio e cercare poi di alternare le proprie strategie. Quindi abbiamo comunque la possibilità di sfruttare al meglio queste armi, non dico su tutte le build, ma comunque rendere il personaggio un ottimo DPS non elementale potrebbe salvarci dal non utilizzarlo proprio. Perché se io per esempio adesso riesco a buildare un Sephiroth forte magicamente ma senza elemento, è ovvio che posso utilizzarlo. A differenza di buildare un Sephiroth forte di elemento ghiaccio, che per esempio contro il primo Valzer e il terzo risulta completamente inutile. Quindi questo fondamentalmente per me risulta essere il discorso di variabilità. Avere comunque un personaggio elementale e non elementale pronto per essere utilizzato. Ripeto, per me, se avete già buildato un personaggio dal punto di vista fisico o dal punto di vista magico, stravolgergli l'intero kit non ne vale la pena, a meno che abbiate la possibilità di fare effettivamente dei glow up incredibili, ma senza quella possibilità per me non ne vale la pena. Qui il discorso è molto diverso perché avere la possibilità non elementale come cartuccia extra, diciamo nel vostro inventario, nel vostro repertorio, potrebbe salvarvi la vita. Quindi è un banner da non sottovalutare. Non lo reputo un banner eccezionale, nel senso che qua è il banner della vita, dobbiamo necessariamente fare all-in. No, perché secondo me comunque il gioco si basa molto sugli elementi, quindi bisogna in un qualche modo avere variabilità più di elementi che di armi, secondo me. Però è comunque un buon banner, quindi chi vuole effettivamente pullare anche solo per una delle due skin, che io personalmente consiglierei quella di Tifa, dato che Cloud comunque sia ha già diverse skin da poter utilizzare, mentre invece Tifa purtroppo non ha niente. A me piacerebbe pullare e piacerebbe arrivare fino alla skin di Tifa, ma credo di non poterci assolutamente arrivare. Però fatto sta che a mio avviso Tifa in questo evento potrebbe prendere i riflettori più di Cloud, anche perché ripeto, Cloud è solo danno, quindi si concentrerà solo ed unicamente sul danno. Tifa invece, come al solito, ha quel incremento di attacco fisico che le permette di avere quella self utility un po' più alta, quindi io personalmente la preferisco. Fatemi sapere voi invece se pullerete, se non pullerete, se ovviamente siete anche in linea con il mio discorso. Non c'è per me assolutamente problema. Ricordatevi ovviamente, come sempre, educazione in primis. E noi come sempre ci becchiamo con un prossimo appuntamento, ma soprattutto ci becchiamo in live per affrontare insieme l'evento, farmare e fare tutto quello che c'è a disposizione all'interno del gioco. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.